Questo è lo spirito di questa festa, non sono confini neanche territoriali, una parte di Gradara, compresa i gradaresi, è qua oggi per festeggiare insieme la festa della cultura e della diversità culturale, ma soprattutto cultura e teatro, quindi saranno lo spettacolo dei 20 ragazzini dal tutto Mediterraneo, dalla Turchia, dalla Germania, dall'Albania, dalla Francia, dal Marocco, che in questa settimana frequenteranno uno stage di teatro di improvvisazione e alla fine a Gradara faranno questo spettacolo conclusivo fatto da loro assieme agli educatori con il messaggio che il teatro supera le barriere linguistiche e culturali. Adesso domani scriviamo l'atto di gemellaggio a Gradara. La conoscenza base, cioè quindi conoscere le proprie tradizioni, i propri piatti, i propri costumi, e da lì abbiamo parlato con tutte le etnie presenti nel nostro territorio e abbiamo detto: creiamo una manifestazione ad hoc che ci faccia conoscere. Ci spoco appunto di manifestazioni di gente che viene da tutte le nazioni, perché abbiamo 14 nazioni all'interno del nostro territorio, e appunto che partecipano in maniera proprio attiva, proattiva, praticamente per poter far conoscere. Merhabalar, Emin Sözen, Antalya. Salve a tutti, il mio nome è Emin Sözen e sono il responsabile per le attività culturali di Murat Pasha, un distretto della città di Antalya, una grande città con circa 3 milioni di abitanti. Solo nel distretto di Murat Pasha ci sono circa 500.000 abitanti. Siamo qui a Fermignano per celebrare questa multiculturalità, proprio perché Antalya è una grande città piena di cultura, storia e turismo, e come tale la nostra città non poteva mancare ad un evento importante come questo. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler. L'idea principale era di mettere insieme bambini appartenenti a nazionalità diverse per supportare il multiculturalismo. La globalità è importante. Così tante culture diverse sono qui insieme, comunicano tra di loro. Quindi la cosa più importante è comunicare. Quindi noi abbiamo cercato di fare comunicare i bambini tramite una sorta di gioco, facendoli improvvisare su un palco teatrale, con i loro linguaggi del corpo, ma anche con le loro diverse lingue. Per cui l'idea principale era di divertirsi insieme, con tutte queste diversità che si uniscono. I bambini sono il nostro futuro. Ciò significa che se insegniamo la tolleranza ai bambini, potremo permettere loro di trasformare il mondo in un mondo migliore. Quindi noi crediamo che il punto focale sia insegnare loro la tolleranza, dandogli anche supporto per crescere attraverso diverse lingue, diverse culture, di incontrare diverse persone, diversi tipi di persone, diversi aspetti culturali, per gestire tutto al meglio, in modo che possano vedere il lato positivo di ogni cosa. Quando l'amministrazione comunale è stata invitata a partecipare al Calais Old Town Festival, che è questo festival di città storiche ad Antalya, appunto, dove ci conosciamo l'anno scorso, tra le altre cose. E quindi niente, quest'anno abbiamo deciso di inglobare la Turchia all'interno di questo progetto, appunto Popolo in Festa. Popolo in Festa, che è questo festival interculturale. La prima volta sigleremo questo protocollo di amicizia tra una città bellissima come Murat Pasha, che è una delle tre parti che formano Antalya, uno dei distretti, delle province più importanti della Turchia, sia dal punto di vista turistico ma anche culturale. Come volano per far crescere e migliorare noi stessi e i nostri cittadini. Sindaco. Evet, çok önemli bir anlaşma. È un patto molto importante per noi, per la nostra cultura, perché soprattutto nel mondo, oggi come oggi, con tutti questi litigi e questa negatività intorno a noi, cerchiamo di creare una pace e un'amicizia bellissima. Özellikle tarihi önemi olan tarihi. Anche perché siamo un comune che ha una grande storia, molto profonda, come quella di Gradara. E questa è una cosa molto importante e che ci fa onore. Ve insan hakları birliği aynı zamanda kültür ve estetik birliği oluşturuyoruz. Davet etmiştik Gradara'yı. Katıldılar. Ci tengo a ringraziare il comune di Gradara che ci ha invitato quest'anno a questa bellissima festa, Popoli in Festa. Grazie a questa amicizia miglioreremo tante cose insieme. Yeni kentlerle barış için, insanlık için. Fare questa bellissima esperienza con i ragazzi di diversi paesi, si parla di 7 paesi differenti.
Noi siamo qui per fare a Gradara un laboratorio di 8 giorni con i ragazzi che parlano lingue differenti, che vengono da culture differenti e che costruiscono assieme uno spettacolo finale, ma costruiscono assieme soprattutto un'esperienza, un percorso che si porteranno a casa nelle loro nazioni e che vivranno in una maniera, penso, positiva, perché si stanno divertendo molto. Questa è la cosa veramente più bella da vedere durante la giornata: i ragazzi che fanno le attività che proponiamo, ma che veramente vivono, si incontrano, si scambiano qualsiasi cosa. Quindi è bellissimo. Ça, ce sont les personnages de l'histoire qui il doit sortir et on va commencer l'histoire. Bunlar oyuncularımız hikaye, oyun oynayarak, eğlenerek, sizi de eğlendirerek hikaye anlatacaklar. Ya beni Polo'yla evlendirirsiniz ya da kendimi öldürürüm. Sen kendi öldürürsün ama bu savaş sona ermezse hepimiz öleceğiz. Onu ne yapacağız? O zaman siz de savaşmayın. Ona biz karar veremiyoruz. Karşılıklı bir savaş bu. Ülkemizin çıkarları gelin. Hayır, sizi dinlemek istemiyorum. Ben onunla evleneceğim. Ama benimle evlenmek zorundasın. Kurallar gereği böyle. Monolog, beni dinleyin. Benim adım Francesca. İstediğim kişi Paolo fakat Paolo ile evlenmeme izin vermiyorlar. Paolo'nun abisiyle evlenmek zorundayım kurallar gereği. Onu daha çok seviyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Ailemi dinleyip Paolo'nun abisiyle evlenmek zorundayım. Francesca ile evlendim. O zaman şimdi sizden yardım istiyoruz. Paolo Gradara'dan çıkıp gidecek, yoksa Gradara'da kalacak. Kalsın diyenler el kaldırsın. Çok güzel. Bence gideceksin. Gitsin diyenler. Oo. Valiz hazır mı? Çoğunuz gitsin dediler. O zaman kardeşim Paolo, valizin hazırsa otogara geçebilirsin. Tiyatromuzda Paolo olarak rol oynadım. Aslında birazcık korkuyordum hiç hazırlanmadığımız için, fakat komik ve eğlenceli geçti. Abimi öldürdüm. Eğlendim. Bu kadar. Adım Sezer, soyadım Şirigül. Burada Francesca'nın karısı olarak oynadım. Sonunda biraz... Ay koca! Kocası olarak oynadım. Sonunda biraz hortlamış olsam da güzel bir senaryoydu. Güzel bir oyunculuktu. Welcome! Hangi sen?